Gruppo consigliare, do la parola al capogruppo del In questo caso do la parola ad Alberto Spatola che meglio dettaglia la mozione presentata. PD. Posso? Prego, Ah, prego, ok, prego, ci sentiamo la parola. ok. Evito di leggere, visto che è arrivata per suo e non è stata modificata in seguito. L'interanza sulla città metropolitana mira a sottolineare quanto il tema coinvolga e sia importante dal punto di vista istituzionale, ma proprio nella fattispecie dell'esistenza dei municipi. Perché i municipi sono stati creati in vista della città metropolitana, in vista di un maggior decentramento. Quindi quel che si chiede in soldoni è qual è lo stato dell'arte e come si crede di coinvolgere i municipi nel percorso di creazione della nuova città metropolitana secondo il decreto legge varato poco fa, po qualche giorno fa dal governo Monti. Al di là comunque invece dell'interpellanza tout court, della richiesta al sindaco, ci sono una serie di considerazioni e di premesse in cui si vuole sottolineare come comunque il percorso che ci sta portando alla metropolitana sia un percorso veramente svegliato e un po' insano, cioè c'è una visione della città metropolitana e in generale delle riforme delle istituzioni che vedono il taglio l'unico strumento per riformare, il far cassetta l'unico obiettivo. E invece qui si vuole sottolineare, seppur non sotto forma di mozione, come ci sia la necessità di riformare lo Stato in maniera tale, in un'ottica di efficienza e di vicinanza ai cittadini. Finisco con una battuta, visto che comunque ho anche citato un articolo in cui si spiega meglio il concetto. Se si vuole, quando si parla di misure che possono creare crescita a costo zero, la città metropolitana è una di queste, secondo Monti, perché è in grado di poter dare slancio, poter creare maggior interazione nei centri abitati più importanti d'Italia in maniera tale che si possa essere maggior sviluppo. Grazie consigliere Spatola. Se ci sono interventi. Grazie.